le famiglie, che rispondono a dei bisogni organizzativi delle famiglie, ma tanto per cominciare sono dei servizi educativi. Quindi esiste un progetto educativo studiato in con continuità verticale, che è centrato sulle competenze della bambina e del bambino, sullo sviluppo sulla lettura del sé, sullo sviluppo dell'autonomia e sulla crescita individuale, è stato possibile grazie ad un attento lavoro di formazione delle educatrici e degli educatori, troppo pochi educatori, devo dire. Abbiamo due educatori su 69 nei nostri servizi nido e zero educatori maschi su 18 nelle scuole dell'infanzia. Si tratta però, ripeto, di un importante lavoro di formazione che è stato fatto nel passato. Ora, rispetto alle scuole dell'infanzia comunali, per l'appunto queste rispondono a qualcosa come l'11% della domanda potenziale. Questo significa che il restante, diciamo, 70-75%, è soddisfatto dalle risorse statali, il resto le scuole paritarie. Fatto sta che non esistono delle liste d'attesa nella fascia di età 3-6 nel comune di Pisa, così come non esistono liste di attesa nella fascia di età 0-3, grazie a questo importante investimento dal bilancio. Ed è un investimento di tutti. Questi sono soldi che paghiamo soprattutto tutti, cioè che paga soprattutto la comunità, perché di questi 6 milioni di euro che dicevo prima, meno del 20% rientra nelle casse comunali attraverso le tariffe, quindi più dell'80% è una spesa, sono, diciamo, risorse che sono prese dalla fiscalità locale e quindi corrispondono ad un investimento reale di bilancio e a un contributo che tutta la comunità cittadina, quella che ha bambini e bambine nella fascia di età 0-6 e quella che non ce l'ha, che magari ce l'ha avuta o che magari mai l'avrà, mette a disposizione attraverso le scelte dell'amministrazione comunale, le scelte politiche dell'amministrazione comunale, mette a disposizione per la crescita della città. Questo quindi è un messaggio molto importante, lo 06, ed è il servizio che prende la maggior parte, diciamo, delle risorse comunali. Ma poi ci sono gli altri servizi di supporto alla scuola, che sono il trasporto scolastico e la refezione scolastica. Questi corrispondono ad un investimento di circa 3 milioni e mezzo di euro. Per quello che riguarda il trasporto scolastico, meno del 15% di questi del mezzo milione di euro che serve per far andare il trasporto scolastico ritorna attraverso le tariffe, quindi anche qui la spesa sociale è fortissima. Vi dirò poi per quale motivo, per quello che riguarda il trasporto c'è un motivo molto particolare, molto specifico. Per quello che riguarda la refezione scolastica, meno del 60% della spesa rientra, scusate, è pagata dalle tariffe, quindi poco più del 40% rientra nelle casse comunali attraverso le tariffe. Quindi anche in questo caso si tratta di una spesa sociale piuttosto alta. Altro servizio che è di competenza comunale, si tratta di risorse che negli ultimi tre anni pesantissimi da un punto di vista finanziario. Tutti sapete che al di là della crisi finanziaria, che in realtà è una vera e propria crisi economica, perché è una crisi di valori dell'economia, su cui si fonda la nostra economia, i comuni, in particolare il comune di Pisa, hanno subito dei tagli pesantissimi di trasferimenti dallo Stato. L'anno scorso più di 4 milioni di euro, quest'anno ne avremo quantomeno altrettanti. E a fronte di questi tagli noi abbiamo mantenuto esattamente la spesa sull'istruzione e sull'educazione, anzi in alcuni casi l'abbiamo leggermente aumentata.
E dicevo, altra spesa che riguarda servizi importanti è la spesa per il sostegno alla disabilità. Il Comune di Pisa affida ogni anno circa 500.000 di euro alla ASL per alcune materie per questa materia delegata, che è la materia che consente alle nostre bimbe, ai nostri bimbi diversamente abili di avere il sostegno, il cosiddetto sostegno specialistico. A questo si aggiunge il sostegno educativo che noi affidiamo alle nostre scuole dell'infanzia comunali, dove mentre nelle scuole dell'infanzia statali lo Stato manda un insegnante di sostegno ogni due o tre bimbe o bimbi diversamente abili. Questo significa non più di 10-12 ore settimanali di sostegno educativo. Nelle nostre scuole dell'infanzia comunali noi ne mandiamo qualcosa tra 25 e 30 ogni settimana per ogni alunno e alunna diversamente abile. Questo fa sì che naturalmente le scuole dell'infanzia comunali siano normalmente molto piene, non solo per molto frequentate, non solo per questo, ma naturalmente anche per l'investimento che viene fatto in termini di formazione delle insegnanti e degli insegnanti. Altre risorse importanti sui servizi sono quelle che sono dedicate ad un'altra diversità. Quindi prima ho detto la diversità per diverse abilità, c'è poi la diversità culturale. Allora, per l'integrazione culturale noi assegniamo non solo a tutte le scuole attraverso progetti dedicati degli importanti finanziamenti che sono anche questi presi dal bilancio comunale. Ma non solo questo, noi abbiamo a Pisa, questo è il motivo per cui dicevo prima la spesa sociale è fortissima nei nostri servizi, noi lavoriamo in maniera particolarmente sostanziosa per la scolarizzazione delle bambine e dei bambini che provengono da situazioni sociali e culturali particolarmente complicate. In particolare il Comune di Pisa scolarizza ogni anno circa 150 bambine e bambini Rom, per i quali noi mettiamo a disposizione dal bilancio, perché questi sono servizi per i quali le famiglie Rom non contribuiscono in termini di tariffa in nessun modo, circa 270.000 euro all'anno, che sono risorse in parte per la refezione, in parte per il trasporto. Un quarto del trasporto scolastico è dedicato a prendere e riportare ai campi le bambine e i bambini Rom, in particolare anche nella scuola dell'infanzia, perché crediamo che una precoce scolarizzazione possa poi limitare il rischio della successiva dispersione scolastica, e poi in parte per, in pratica sono tre parti uguali, 90.000 euro ciascuno, in parte per i servizi di accompagnamento appunto nei campi, e questa è un'altra importantissima spesa sociale. In più abbiamo di recente dedicato ad un fenomeno emergente di cui i nostri relatori precedenti non hanno parlato, ma che è nascosto, il fenomeno dei disturbi specifici dell'apprendimento, che è assolutamente in crescita, almeno è in crescita la capacità, l'abilità da parte delle insegnanti e degli insegnanti di riconoscerlo. È un fenomeno che è nascosto dietro quelle difficoltà, quelle mancanze nella innovazione nei metodi e nelle modalità di apprendimento e di insegnamento di cui parlava prima Giulio, e che insomma fa sì che nelle nostre scuole ci siano bambine e bambini che per i quali vengono spesso assegnati dei
sostegni per diverse abilità, lì dove invece si tratta semplicemente di disturbi specifici dell'apprendimento. E questo è un fatto sintomatico soprattutto delle mancanze che si sono costruite nel corso degli anni in una scuola che dagli anni di Gentile di fatto non è cambiata tantissimo, sulle modalità di apprendimento e soprattutto sul riconoscimento delle abilità di ciascuno individuali, di ciascuno di noi. E allora